E torniamo nel Cudese, un importante progetto di restauro e risanamento conservativo all'interno della chiesa dei Battuti Bianchi di Bra. Il servizio. La chiesa della Santissima Trinità di Bra, meglio nota come Confraternita dei Battuti Bianchi, in Corso Cottolengo, vicino alla casa natale del Santo, fu costruita a partire dal 1618 ed è un vero gioiello dell'epoca barocca. Si segnala in particolare per decorazioni a stucco di tale ricchezza ed esuberanza da essere quasi uniche nel loro genere. L'opera è dei fratelli Domenico e Pietro Beltramelli, luganesi di origine, poi trasferitisi a Savigliano, che le realizzarono nel 1685-1700 e vengono chiamate Merletti di Gesso. La chiesa conserva anche quattro grandi affreschi opera del cheraschese Sebastiano Taricco, raffiguranti la trasfigurazione di Cristo, la sua predicazione, quella di San Paolo e San Pietro che guarisce lo storpio. Di notevole interesse, inoltre, la tela della presentazione di Gesù al Tempio, firmata dal francese Charles-Claude Dauphin. Pregevolissimo poi il trittico di statue e lignee settecentesche che la confraternita fondata nel XIII secolo porta in processione il pomeriggio del giorno di Pasqua. Ed è di questi giorni la notizia che dopo il controllo della sovrintendenza alle belle arti saranno smantellati i ponteggi per il restauro dei battuti bianchi della parte alta. Per parecchi mesi vi hanno lavorato i restauratori per ripulire pitture e decorazioni che rendono questa chiesa scrigno uno dei capolavori del barocco piemontese, capaci di stupire ed emozionare. La chiesa della Santissima Trinità dei Battuti Bianchi necessitava di un restauro conservativo di questi stucchi eseguiti più di 300 anni fa. Aveva bisogno perché si stavano staccando addirittura dei pezzi e delle teste di testoline degli angioletti che decorano questa chiesa. Il restauro conservativo di questi stucchi, che risalgono al 1685, e delle opere del Sebastiano Taricco, anche lì tra il 600 e il 700 fatti in chiesa, si sono resi necessari in quanto ormai, visto l'età e la data in cui sono stati eseguiti, necessitavano di questa grande, grande opera. La Confraternita dei Battuti Bianchi voleva lasciare alla popolazione braidese anche una chiesa veramente bella e restaurata, ed è un tipico del barocco, un esempio tipico del barocco piemontese.